nel momento in cui io ti racconterò la storia di quello che ho vissuto, di quello che è stato, di quello che ho fatto, è perché la riprenderò in un mio ricordo. Quindi nel momento in cui ti racconterò la storia sarà un mio ricordo che io condivido con te. Noi siamo da Black Orange e veniamo da Lecce. Realizziamo documentari e film del reale, sia su YouTube ma non solo. Abbiamo già prodotto tantissimi docufilm su personaggi incredibili come Franchino il criminale, Cicalone, Enzo Salvi, Le Coliche, De Lillo e tanti altri ancora. Adesso nella seconda stagione invece ci siamo posti una semplice domanda: come può la vita ordinaria di una persona diventare la straordinaria vita di un personaggio? Benvenuti su Storie di straordinaria ordinarietà. In a long lost dream, it's where I'll find you. When I open my eyes, hope that you're by my side. Ragazzi, benvenuti alla The Best Blend. Entrate, entrate, entrate. Venite, venite che vi accompagno nel nostro magico e fantastico mondo. Di qua si arriva all'open space con il mio ufficio che è un casino. La scrivania degli altri ragazzi che ora sono chi è in giro, chi è a casa, mentre Dilis staccano vista, è qui che lavora e compra lavandini, rubinetti. In The Best Blend sono partita come makeup artist, poi le cose si sono un po' evolute e sono passata alla produzione, senza abbandonare comunque il mio ruolo di makeup artist, per poi dopo passare, quando abbiamo preso gli uffici, a diventare office manager. Quindi sono quella che mantiene l'ordine qua dentro, diciamo. Venite, venite, venite. Lì c'è un caffè pronto, se qualcuno lo vuole. Ciao Teo, qui c'è la sala montaggio. E chi c'è? Claudio. Eccoci. Marco. Qua lavoro io. Ciccio. Sono qua da ottobre, quindi in realtà relativamente da poco. Sono 7 mesi, mezzo anno è aiuto, sembrava ieri, e mi occupo di montaggio video, ovviamente supervisionato dal nostro grandissimo Claudio Manca, che è appunto supervisor, Marco Pipitone, che appunto è la spalla di Claudio e anche mia, perché mi sta aiutando tantissimo. Ho iniziato a lavorare qui grazie a Claudio Manca, che è il mio supervisore. Gli è piaciuto il lavoro che facevo e dopo un anno sono salito qua a Milano per incontrare tutti questi pazzi che mi hanno accolto a braccia aperte. Mi occupo di gestire tutto ciò che riguarda montaggi, premontaggi. Riconosco che ho tantissimo sempre da imparare, non smetto mai di imparare da questo punto di vista, e devo darne atto anche a Paolo, che lo definisco il mio mentore. Come dico sempre, ogni volta che lui apre bocca io imparo qualcosa. Sono Paolo Cellammare. Per quanto io mi ricordi, da bambino, dopo la fase dell'astronauta, dello scienziato, ho sempre voluto fare il regista. È arrivato perché devono girare il podcast di Cefa. Sala riunioni, dove c'è Ambra che mette a posto le sedie. Sono Ambra Pazzani, sono la social media manager di The Best Blend. È stato Maurizio stesso a spronarmi a intraprendere questo mestiere, ma nel tempo libero sono anche la compagna di Maurizio da 8 anni. E qui ci sono Davide, Paolo, Matthew e... Ciao. E Teo, che abbiamo visto prima che si sta preparando. Ma vi faccio vedere lo Vai, studio. Continua tu, continua tu. Questo studio è stato realizzato sulla base di un concetto di avere uno studio polifunzionale, cioè poter registrare più contenuti possibili in uno spazio che poi non è così gigante. Qui c'è la sala di cui vado più orgoglioso, la sala tecnica. Ora è un po' disordinata, ma stiamo migliorando. E questa è una stanza in cui a volte mi rinchiudo, mi metto lì a rimettere in ordine le cosine, tipo materializzazione di uno spazio mentale, dell'ordine mentale, eccetera. Mantengo l'ordine cercando di appunto tenere tutto in ordine, sia nella sala riprese o sala pranzo. Ogni tanto riprendo qualcuno perché vengono lasciate un po' di cose in giro. Cerco di mantenere un decoro a questo ufficio, insomma. Ciccio, hai sporcato? Oggi non ho sporcato. Ma quando sporchi? Pulisco. Posso dire che un pulisce un figlio di puttana? Sì. Chi è qua figlio di puttana? Guarda che chiamo la pulizia. Sono Ciccio Merrino. Il mio cognome già vi dirà, effettivamente, chi possa essere, no? Il fratello del... Si può dire obeso? Di mio fratello.
Non sto scherzando. No, io, ma pure quando parlo con Paolo e con gli altri, io, cioè, godo quando mi chiedono, ma tu va, quindi cosa ne pensi? No, io sembrerò un leccaculo, sembrerò uno stronzo, sembrerò uno di quelli che dice, questo qua dice le cose, ma vi giuro, morissi adesso! Quando si fanno riunioni, ad esempio, o quando c'è... da organizzare shooting, sono presente, diciamo che sono una delle spalle di Paolo, non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche qua in ufficio, in The Best Blend. Facevo anche scenografia, tipo questa che c'è dietro è mezza opera mia, ci siamo un attimo arrangiati, diciamo, che quando si è in pochi, o meglio, quando si parte in pochi, c'è bisogno che delle figure abbiano più ruoli, e quindi mi sono immolata alla causa, diciamo. Dunque, mi dicevi, così leggi, fai un check? Così leggo perfettamente. Ok. Velocità? Paolo, perché nessuno vuole venire a cena da me? Ok. Io preparo tutte le cose. All'inizio tu ti siedi, perché nelle inquadrature prima sei in giro a chiedere alla gente, tutti rifiutano. Quindi su queste inquadrature qui tu tipo parti da così, fai sì, solo sì, ti siedi, mi siedo, ma perché nessuno? Facciamo una prova. Sì. Quando vuoi. E alla The Best Blend mi occupo appunto di fare le riprese, prima o seconda telecamera. Insieme a Paolo la gestione del set, quindi allestimento set, luci, sedie, camere, altezze, inclinazioni, controluce, tutti sti casini. E faccio anche i premontaggi, ovvero prendo tutto il girato che abbiamo fatto con la camera 1 e la camera 2, più l'audio, lo metto in sync e poi li passo a Marco e Claudio, che sono i due montatori video della The Best Blend. Ma non proprio, manca il pezzo di, un pezzo di audio. Sì, in pratica ogni tanto quando... Paolo, perché era attaccato dalla sua camera, quando Paolo stacca e riattacca la registrazione c'è un delay. Ah, ho capito. Va bene, queste altre due cose qui e va bene. Okay. Cioè per il resto poi... Che lo faccio a voi lo sport. Ok. Quando guardate i video sul canale di Maurizio Merluzzo, penserete, ma questi video come nascono? Sono spontanei? Sono pensati sul momento? In realtà dietro c'è un lavoro di scrittura, di preparazione e di azione dei video. E chi si occupa di questa parte sono io, Costanza. Il mio lavoro parte dall'informarsi, dalla ricerca di appunto cosa c'è sul web adesso, cosa funziona, cosa non funziona, cosa fa ridere, cosa non fa ridere, perché il canale di Maurizio è un canale prettamente, insomma, divertente, leggero. Spesso abbiamo degli ospiti, quindi mi occupo di fare ricerca su questi ospiti, perché a volte anche io non li conosco molto bene, quindi devo informarmi, e dalla lettura e dall'ascolto di interviste di vario tipo riesco a pensare, inventare delle domande, dei giochi da poter fare durante le interviste di Scuola di Voce, che è il format, diciamo, più scritto tra quelli che abbiamo sul canale di Maurizio. Federico Basso, avete un dispiego di mezzi non indifferente, devo dire. Sì, abbiamo i nostri potenti mezzi ipertecnologici. Vuoi uno sfondo di qualunque colore? Ma guarda, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Allora, cioè, ce ne sono anche qua, dietro, dappertutto. Sì, siamo pieni di set. Provo di accomodarvi già sul set, così con... Va bene. Mentre finite di chiacchierare... Io dove sto? Appendiamo. Sulla poltrona o sto al centro? Come preferisci? No, l'ospite è al centro, stavo... Lascia che io stia... Sembra una partita di tennis. Sì, sì. Ero lì per ridirlo. Lì. Ok, stop, ce l'abbiamo. La tigre è tornata. Sono Simone Squillace, Head of Talent Management di The Best Blend. Sono quei job title che trovano a Milano da dare. In poche parole sono il manager della sezione talent di The Best Blend, perché oltre a tutto quello che facciamo anche abbiamo una sezione che cura un manipolo di artisti nel loro percorso di crescita. Quindi io mi occupo di strategie commerciali, strategie digitali e posizionamento degli artisti. Oggi abbiamo con noi Carmageddon, siete fortunati, che sono, vabbè, Rudy, Nicola, Matteo.
che sono sotto il nostro management ormai credo da due anni, una cosa del genere. Li aiutiamo insomma a sviluppare il canale, sono fortissimi, chi di voi del pubblico li conosce già lo sa, non c'è bisogno di dirlo. Oggi sono qui perché stanno lavorando alla promozione di Furiosa, Mad Max Saga, e andremo all'anteprima dopo, un po' di attività, insomma... Siete contenti? Molto. Yeah! Sì! Già che siamo qua, siamo molto ciao, felici! Io sono contento di lavorare con loro, loro spero siano contenti. No, beh, per noi è stata la svolta, eh. È stata incredibile la collaborazione con voi. Cioè, prima abbiamo avuto dei management non troppo al top, onestamente parlando. Quindi lavorativamente parlando c'è stato un bel gradino importante. E chissà dove andremo. Fare YouTube è faticoso, nel loro caso mega dispendioso, perché i progetti che fanno spendono tutti i soldi, che tipo Mr. Beast in piccolo, perché tutto quello che entra lo rispende, e dico tenetevi anche qualcosa, sono dei megalomani peggio di me, e quindi supportarli è importante, trovare il modo per farti supportare dal pubblico dando qualcosa di valore in cambio è importante, perché c'è un dare e avere col pubblico, si crea sempre un rapporto virtuoso, no? Che in altri settori secondo me non è come su YouTube. La relazione del creator con il suo pubblico è molto più stretta, forte e intima quasi. Cioè, no? Si diventa proprio amici, infatti anche quando ci fermano per strada proprio è come se ti conoscessero in maniera vivida, come se ti vedessero tutti i giorni, e ti vedono tutti i giorni, quindi... Cioè. Ma poi secondo me, cioè, da canale a canale, noi siamo anche bravi a farci voler bene, che magari uno non è scontato. È quello che facciamo, siamo un buon esempio, quindi credo che ci siano delle esperienze lavorative che ho avuto nella vita che mi hanno indirizzato poi nel momento in cui mi sono trovato a fare l'imprenditore, mi hanno indirizzato verso determinate scelte o nel dare un determinato valore, nel creare una cultura aziendale di un certo tipo. Poso molto questo modus operandi perché mi permette di avere la totale libertà sulla gestione del lavoro e della vita privata. Io sono social media manager e questo lavoro fondamentalmente, soprattutto perché è freelance, non mi lega a un luogo in particolare. Potenzialmente io posso lavorare internet permettendo ovunque. Ho lavorato 10 anni per la RAI, la televisione di Stato, un'azienda gigante. E penso che quando lo dico le persone, la prima cosa che gli passa per la testa è quante cose avrà imparato in 10 anni. Ho imparato tante cose, soprattutto ho imparato come non voglio gestire un'azienda. Un'azienda così grande sicuramente è complicatissima da gestire, però alla base ho capito l'importanza del gestire le risorse umane. Io in RAI mi trovavo nella situazione in cui più e più volte, se c'era una persona che aveva la passione per il video, la sua passione della vita, faceva audio. Se c'era una persona che era infognato con l'audio, ne sapeva perché, faceva video. Non c'era dialogo, non capivi veramente dove era il valore di quella persona lì. Cosa ancora più importante è stato quando ho parlato con Paolo e ci siamo trovati in questo argomento, tant'è che lui mi ha detto guarda, a me interessa che tu fai il lavoro, che in questo caso può essere appunto gestire il profilo TikTok di Maurizio, gestire la pagina Facebook, gestire il selezionare, montare i contenuti short di tutti i canali di Maurizio. L'importante è che tu lo faccia, non mi importa da dove e come, però devi farlo. Quindi quando mi ha detto queste cose un po' mi sono emozionato, ho detto cavolo, cioè è esattamente quello che io penso. L'importanza di far fare a qualcuno quello che ama fare per quanto possibile, perché poi spesso ci tocca fare anche delle cose che magari non sono il massimo della vita, però se non è solo quello che fai lo sopporti. Se invece sei costretto dall'azienda a fare sempre solo quello che non vuoi fare o che non ti piace fare e mettere da parte, non poter sfruttare in ambito lavorativo quello che sono le tue vere skill, le tue passioni, le cose di cui sei veramente fiero di saper fare,
non so quanto sia funzionale. E questa cosa l'ho sempre trovata devastante, perché le persone erano demoralizzate più delle volte, non avevano... Questa è la mia esperienza di quello che ho visto io in Rai, ed è per questo che, attingendo ai colleghi lì, siamo riusciti poi a fare cotte frode, a fare qualcosa di creativo, e tuttora mi ringraziano e siamo amici. Ho conosciuto lì in Rai delle persone splendide con cui ancora sono legatissimo, tipo Teo Yusufian, con cui facciamo il podcast di Cinefax tutte le settimane, e che è uno dei miei migliori amici. Teo è la persona più inefficiente. Quando c'è da lavorare lui va a fumare. Io non fumo. Io non fumo, lui fuma con questa scusa del fumo, questo tabagismo che poi lui si fa sulla sigaretta, ci mette 15 minuti, fa finta di fumarla. Non è assolutamente la fuma in 10 secondi, bene, poi rimane lì facendo finta di scenerare. Avvocato? Sta, sì, allora. Vedi, fa così, fa la telefonata. È terribile, terrificante. Non partirà mai questa puntata del podcast. Adesso andiamo! Partiamo con la puntata, dai. Non lo so, partiamo con la... Guarda che abbiamo anche due ospiti oggi. Sì, bravi, hai visto? Abbiamo due ospiti, non c'è Marco, l'ho visato, che è rimasto a Cannes. E no, tre, lavora. Due... Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Furiosa e Mad Max Saga. George Miller ci riporta nel futuro sporco e distopico a respirare polvere e ottani per raccontarci il passato di Furiosa, qui interpretata da Anya Taylor-Joy, che ha dichiarato di non avere la patente. Megalopolis, il grande ritorno del mitologico Francis Ford Coppola in un film unico e controverso. Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos colpisce ancora con Emma Stone e William Dafoe in un trittico con tanti piedi nudi. Cito un libro che ho letto di recente, proprio sul come far crescere e sviluppare un'azienda, che paragona l'azienda a un autobus, e su un autobus ci sono un tot di posti a sedere, non sono infiniti, sono un tot. Se tu su questo autobus ci fai sedere una persona, in un posto ci metti una persona, e quella persona è la persona sbagliata, non ci si può sedere qualcun altro finché quella persona non la togli. Quindi avere le persone giuste sedute nei sedili del bus è fondamentale, perché ti permetterà di crescere, di andare avanti, di migliorare il lavoro. Se tu non ti rendi conto delle persone sbagliate, oppure pensi che possono stare lì perché magari non vuoi metterti di fronte al disagio, alla magari anche sofferenza di mandarle via, è difficile far crescere un'azienda nella maniera sana. Se il primo entra, non faccio gli altri due. Se il secondo entra, non faccio il terzo. Se il terzo entra, bene. Se non entra nessuno dei tre, pace. No, tutto va tirato, tutto. Tutto. Come nuovo? Tutto va tirato. Non è successo niente. Non era così interessante. Sai, tipo quando tiri la pellicina della mano e ti... Ah! Anche qua lascio sempre un po' di spazio, qualche film in più dopo la sigla. Sì, questo qua. Perché sennò la musica copre le prime parole, no? E mozzarella. Vinchia allora! E che è successo? Ah, vabbè, che c'è il quick time event per tirarti sui pantaloni? No, è che mi fanno male le gambe, mi si addormentano le gambe, quindi cado. A me fanno male le gambe per l'allenamento di anche ieri. A me. Sto morendo, ragazzi. Con Claudio, che è con noi da anni, ormai dal 2016, lavorando insieme e supportandoci a vicenda, è nata un'amicizia bellissima, è tuttora uno dei miei migliori amici, Ide e Maurizio, e con gli altri che lavorano qui stanno nascendo delle bellissime amicizie, perché riusciamo a respirare la stessa aria in una maniera positiva. Il voler sempre creare qualcosa di nuovo, il volerti divertire nel farlo, è una cosa che devi condividere con le persone con cui lavori. Questa cosa ti permette di poter lavorare in modo efficace. La parte professionale è anche quella che ti permette di fare il tuo lavoro, di essere efficiente nel tuo lavoro e di riconoscere le figure all'interno dell'ambiente lavorativo. Per esempio, io faccio il supervisore della post-produzione e Marco, che è il montatore che io diciamo coordino,
lo vedo sì come, come uno dei miei più grandi amici, ma è anche la persona con cui io mi devo interfacciare ogni giorno per poter far sì che lui lavori al meglio, che non ci siano errori comunque durante il nostro workflow quotidiano. Ci tengo in ogni caso a dividere l'amicizia dal lavorare insieme, perché l'amicizia è una cosa, esiste e ha un suo valore, ed è un valore alto che condividiamo io e Maurizio, noi diamo molta molta importanza nell'amicizia. Il lavoro è un'altra cosa, perché il lavoro ti può dover far fare anche delle scelte dure, scegliere di dire delle cose che possono ferire o possono diciamo infastidire una persona, se questa persona non capisce l'intento. Ma se tu sei onesto, sei trasparente nel tuo intento lavorativo e capisci che quella cosa, e fai capire che quella cosa è per un miglioramento collettivo, è per un bene comune, e da lì torniamo al discorso della fiducia, hanno una funzione utile. Allora, si dice sempre che lavorare con gli amici non sia poi sempre così bellissimo, perché non è facile perché subentrano dinamiche magari anche esterne, particolari, ed è una cosa che invece in The Best Blend a me non è mai capitato, nel senso che siamo veramente amici, cioè riusciamo a collaborare, riusciamo anche a scindere quello che è il rapporto umano dal rapporto lavorativo. Quindi non è che perché Paolo è uno dei miei migliori amici allora non lo rispetto come boss, tra virgolette, e la stessa cosa vale per lui, cioè lui rispetta assolutamente tantissimo la mia professione. Quest'anno festeggio 20 anni di amicizia con Maurizio. Ci siamo conosciuti durante le fiere del fumetto, mentre con Paolo, è assurdo, mi sono conosciuta in aeroporto di Malpensa per un viaggio in Giappone. Cioè abbiamo organizzato una vacanza insieme, ma non ci eravamo mai conosciuti né visti, ne avevamo mai parlato prima. E dico sempre che mi piace pensare che Maurizio e Paolo si siano conosciuti un po' grazie a me, perché io ero l'amica di Mauri, io ero l'amica di Paolo, e quindi poi gli eventi hanno fatto sì che anche loro si incontrassero, insomma. Io sono arrivata in The Best Blend 7 mesi fa, quindi mi sono trovata molto bene, mi sono integrata subito con i colleghi, però di sicuro non ho quel rapporto di amicizia e di confidenza che altri membri del team hanno, perché collaborano da anche 10 anni, se penso al caso di Paolo e Maurizio. Quindi mi sto inserendo e stanno nascendo delle dinamiche piacevoli, divertenti, anche di amicizia, sì, però insomma, essendo io qui da 6-7 mesi, ci vuole del tempo a costruire dei rapporti di un certo tipo. Oh, se mi vedete vomitare, seguitemi con la camera, così vedete un po' anche nel scena. Ciccio sotto sforzo vomita, è la sua caratteristica peculiare. That we shouldn't. I don't wanna hurt you like that, but it's bigger than me. Sorpresa, ospite, Muschio Selvaggio, vediamo quello che succederà. Gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, hanno chiamato me perché sono un vero muschio alfa. Ce lo inserbo da stamattina. Quello che facciamo è un lavoro di team, è un lavoro di squadra, e quindi bisogna sempre sapere che sei un tassello in una macchina più grande. Se non c'è il rapporto di fiducia alla base,
tutto non funzionerà. Fortunatamente Maurizio siamo andati avanti lavorativamente insieme ormai da quasi 10 anni, siamo cresciuti insieme, abbiamo imparato l'importanza, anche sbagliando, anche scontrandoci, anche cadendo, abbiamo imparato quanto il valore del team è fondamentale. Tra l'altro io c'ho anche una certa responsabilità nei confronti dell'azienda, perché facendo anche doppiaggio, quindi una cosa che non c'entra nulla con, nulla relativamente, perché poi si incrociano i due mondi all'interno dei contenuti, ma se manca qualcuno si può continuare a creare contenuti, se manco io no. Lui è la persona giusta perché ha capito come far parte ed essere una parte importantissima e fondamentale di questo puzzle, senza però sminuire gli altri pezzi del puzzle, fondamentalmente. È un meccanismo, sono tanti ingranaggi che creano un meccanismo che funziona. Diciamo che molte volte ho subito stress molto forti, ma non da parte esterna, non da pressione esterna, ma da parte mia, cioè delle situazioni, perché magari ero stanco, ero a Roma, avevo la febbre, ero in vacanza, però servivano i contenuti. A volte salta un ospite, a volte non abbiamo la conferma della video che abbiamo mandato in approvazione, cose varie, quindi c'è da fare dei contenuti e io devo esserci sempre, fondamentalmente. Cioè io sono quel tassello che se manca il contenuto non c'è. Però il corpo a un certo punto non ce la fa. Palestra, allenamento, zero, non c'era il tempo. È come dire che se manca il capo meccanico, la squadra comunque se la cava, ma se manca la macchina, la corsa non la fai. E diciamo che io questa pressione a volte la sento, del fatto di essere un po' la macchina della scuderia. Questi periodi esistono, quindi è qui che poi l'individuo deve essere, e l'individuo non solo, e anche tutti i suoi collaboratori devono fermarsi, fare il punto e fare in modo che ognuno riesca a rimanere in salute, sia fisica che mentale, perché altrimenti appunto la macchina non funziona. Raga, facciamo il sottotitolo. Allora, ho postato 4 scelte. 1, 2, 3, 4. 1, provo lo sport più fuori di testa del mondo. 2, seghe, asce e tronchi, accetto la sfida. Merdosissimo. 3, la mia prima motosega, mi piace. Mi spacco di motosega. 4, un no. giorno da boscaiolo o un giorno da spaccalegna. Io voto 3. Per poco non mi portavo via la gamba destra. Da boscaiolo o spaccalegna? Spaccalegna. E quindi vince il 6. È sempre così, è bravi sempre ragazzi. Così bravi, vince sempre quello che scrive poco. Il burnout è un problema comune in questo settore, perché YouTube o il mestiere del content creator ti porta in quella direzione, perché finché pubblichi sei rilevante, l'algoritmo ti premia, il pubblico ti segue, smetti di pubblicare, smetti di guadagnare, hai paura che poi l'algoritmo ti penalizzi quando ritorni, quindi psicologicamente ti pone in una posizione in cui devi continuare, oppure devi pubblicare più degli altri, più spesso, per crescere di più, per avere un impatto superiore, fare più numeri, quindi guadagnare di più, poter avere una vita migliore, eccetera, eccetera. Quindi il sistema ti forza nel autospremerti come un limone, arrivare al burnout e non fare una bella vita. Quindi, insomma, bisogna stare molto attenti. Cioè, l'importanza deve essere anche rivolta verso il proprio benessere psicofisico. Una cosa che apprezzo molto di tutto il team, o comunque della maggior parte del team, è che ognuno di noi è in terapia. Nel senso, ognuno di noi è seguito da uno psicologo, da una psicologa, ma non perché c'è. Allora, io penso che vada un po' sdoganato il fatto della psicologa, perché non è che se uno va dallo psicologo è matto, questa è una grandissima cazzata. Andare in terapia, andare da psicologa è un aiuto, è un sostegno, è un punto di vista da chi riesce ad analizzare da esterno le tue emozioni, le tue sensazioni e ti aiuta e cerca di aiutarti. Ho la fortuna comunque di essere aiutato, di essere in terapia, perché appunto molte volte mi sento molte pressioni addosso, perché insomma di tutto quello che ho detto, cioè non è facile. Ho usato un servizio online, quindi ho cominciato a fare queste sedute inizialmente a cadenza settimanale, poi piano piano è diventato sempre più tempo, e proprio perché dovevo conoscere me stessa e come affrontare queste cose e anche imparare a gestire l'ansia che mi insorgeva, perché magari io rimanevo da sola a casa, io lavoro molto in smart working perché mi basta solo il computer, e quindi rimanendo da sola a casa, passando tutta la giornata davanti al computer senza muovermi, senza
contatti con altre persone che non fossero prettamente lavorativi, senza poi uscire magari la sera con nessuno, perché i miei amici non erano a Milano. Mi sono isolata molto, appunto, soffrivo tantissimo. Cioè non ho quella valvola di sfogo che mi fa dire ok, non sto lavorando. L'unica cosa che riesco a fare appena ho veramente anche soltanto mezz'ora è accendere la PlayStation a casa. Perché se io sono col telefono in mano, comunque sto lavorando. Comunque sto commentando i post perché devono crescere i commenti. Comunque sto condividendo la storia perché quel fine settimana sono a quella fiera. Comunque sto condividendo la storia perché quel giorno c'è una collaborazione. E comunque devo controllare i commenti di YouTube. Poi devi rispondere rispondere ai messaggi, alla community, stare dietro alla community è una cosa importante. Instagram ha cambiato tutto. Ma parla di YouTube. Anche Instagram ha cambiato tutto. Comunque questo è meglio del CC Studio. Cos'è cambiato? Beh, quello. Spingeva solo reel? Ora no. Adesso attacca il cazzo, smetti un reel. Solo foto. Più che altro spinge più quelli che hanno. Spinge i carosello. Chi ha meno follower. Spinge chi ha meno follower. Da giugno questo. Ah, devo approfittare. Uh-huh. Beh, beh, beh. Praticamente cambia l'algoritmo di Instagram, diventa come quello di TikTok. Quindi a caso. Mm-hmm. Allora, finora il tuo registro di Instagram è stato. Algoritmo di Instagram. Tu pubblichi. Se il tuo pubblico interagisce, il tuo pubblico, quindi chi ti segue, la tua community, interagisce col tuo contenuto, quel contenuto si espande. Adesso cosa succede? Tu pubblichi, il tuo contenuto andrà in parte alla tua community e in parte a caso. Se entrambi interagiscono, allora viene... Cioè l'ipotesi può essere quella, plausibile. Io da ora come ora, sull'atto pratico, sto vedendo che i reel vanno a zero. Sì. Le foto vanno molto in realtà più. Basta cambiare secondo me il modo in cui li facciamo, perché non è solo quello, perché o social media manager o anche quello, dobbiamo pensare che vanno che vanno principalmente, cioè che i primi che li vedono sono persone che non sanno chi sei. Ciao, sono Maurizio. No, però forse mi avrete visto però in non devi dare per o scontato come di non devi dare per scontato cose che i tuoi follower già sanno. Ciao, sono Maurizio, non è quello. Mi salgono molto caro, è quasi 1 milione Prime. Forse non avete visto. Chi l'ha montato Prime? Io credo, non ne ho la certezza, ma credo che il burnout avvenga diversamente a seconda della persona. Nel mio caso, io posso parlare del mio caso. Nel mio caso, io arrivo al punto in cui vado in shutdown, mi chiudo completamente, non voglio prendere decisioni. Cosa vuoi mangiare stasera? Non lo so, fai tu. Cioè, tipo, arrivo alla chiusura totale, non posso più prendere alcuna decisione, sennò impazzisco. Quello è proprio il caso più severo, quando arrivo proprio al limite. Chiaramente, lavorando tutti i giorni qui con anche la mia compagna, Dilis, e passando anche il tempo a casa insieme, questa cosa... in alcuni momenti ha raggiunto dei punti critici. Non è semplicissimo conciliare la vita d'ufficio e la vita di casa, perché tante volte porti i problemi o le varie discussioni, le continui a casa, però con il tempo e con il dialogo si risolve sempre tutto, diciamo. Stiamo bene insieme, abbiamo una complicità, un'intesa straordinaria e sono super felice di questo. Quando però io vado in quella modalità lì, non sono la persona più bella con cui, insomma, alla quale stare vicino, e questa cosa mi tocca molto, perché io non voglio essere quella persona, quindi trovare una soluzione al problema diventava abbastanza vitale. Sono stata accompagnata nella gestione del mio tempo libero, nel capire appunto come impostare la mia giornata, come riconoscere magari dei campanelli d'allarme di quando mi stavo sovraccaricando troppo. E ho imparato, grazie appunto anche alla mia psicologa, a riconoscere quando devo dedicare del tempo per me stessa, per i miei hobby, appunto quello che mi piace fare, e anche del tempo da dedicare alla coppia, perché se uno lavora da mattina a sera e con una persona con la quale poi anche convive, è difficile separare il lavoro e la vita privata. Ti viene da parlare di lavoro anche quando magari dovresti essere a cena. Io impazzisco. Pazzesco, perché tu prima di andare a letto non mi puoi dire guarda che domani c'è da pubblicare, non mi frega un cazzo, me lo dici domani.
non posso stare costantemente con la testa qui, non posso stare costantemente con la testa sui social. E a un certo punto ci siamo accorti che avevamo proprio dei limiti comunicativi. Quello che ci mancava in quel contesto era proprio il capire il modo corretto per spiegare il nostro stato d'animo, i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, e per imparare a farlo, perché non è che sia una cosa che si schioccano le dita e si sa fare automaticamente, ad esempio noi ci siamo avvalsi anche di una psicologa di coppia. Però grazie a questo sicuramente a livello anche umano siamo migliorati molto. Nel momento in cui tutte le persone sono coscienti di quello che stiamo facendo insieme, siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti orientati, c'è la comunicazione, si riesce meglio a contenere questo tipo di... può capitare a tutti, bisogna sempre tendere una mano e capire: sei nella merda in questo momento, come ti posso aiutare? Oggi tiro fuori io te dalla merda, domani mi tiri fuori te a me. Coming for the Caribbean, swing along, sweet chariot, coming for the Caribbean. E abbiamo finito. Finito. Bene. La mia vita è straordinaria. Ma non perché, non, che non vuol dire fantastica, attenzione, molte volte le persone pensano che straordinario voglia dire necessariamente fantastico. No, è semplicemente fuori dall'ordinario. Non è una vita ordinaria, non ho orari ordinari, non ho un lavoro ordinario. Ci sono stati dei momenti chiave, sì, ma in quel momento non lo sapevo. Cioè, sono dei momenti chiave a cui io posso pensare a ritroso. Quando ho fatto il mio primo turno di doppiaggio, cioè ho capito che io non volevo più uscire dalla sala. Quando è uscito il primo video di Cotto e Frullato, l'8 gennaio del 2013. Forse quello è stato un momento chiave a ripensarci, perché siamo approdati su YouTube. Maurizio è una persona molto entusiasta, cioè lui si butta nei progetti con il massimo entusiasmo, basta una scintilla e lui si accende e parte e non lo fermi più, no? Io sono quello che un po' tiene le redini, perché a volte dico: no, aspetta, però è fichissima questa cosa, però non iniziare a parlarne subito, costruiamola prima. Cioè, io ci metto un po' di razionalità nel cercare di ottimizzare la creatività e incanalarla in una maniera che possa arrivare meglio al pubblico, possa essere più funzionale, possa essere anche più produttiva. Lui invece è una valanga, quindi quando parte con un'idea, tipo vita da wrestler o vita da drag, sono progetti di cui vado fierissimo, che sicuramente senza di lui forse non mi ci sarei imbarcato. E il punto è che sono fatto in modo che, se penso da me a 10 anni, no? Da qui a 10 anni, penso che in questi 10 anni voglio fare un quintilione di cose per costruirmi un altro quintilione di punti chiave, di ricordi, di esperienze fantastiche. E grazie a questo ci sto riuscendo, grazie al lavoro di tutti. Il suo entusiasmo mi trascina, a volte mi fa mettere in delle situazioni difficili, complicate, da burnout, che però poi alla fine dei conti, una volta che è terminato, una volta che ti riprendi dal burnout, poi insomma sono fiero di averle fatte, ecco, quindi... In un qualche modo siamo complementari anche in questo, nel fatto che ci trasciniamo a vicenda, che c'è questo rapporto di fiducia, che io so che anche lui è come me, che se si imbarca in una cosa non si arrende, la completa, non è uno che dice: no, basta, non ce la faccio più, stoppiamo questa cosa. Io so che mi posso fidare di lui perché non si fermerà, lui sa che si può fidare di me perché non mi fermerò. Moriamo insieme, però ci arriviamo in fondo. La fortuna che ho di lavorare alla The Best Blend e la mia sinergia con Paolo e con tutti gli altri ragazzi mi dà appunto la possibilità di vivere
tante altre tante vite diverse, tante situazioni, tanti mondi. Ho avuto la fortuna di incontrare e conoscere tantissimi artisti che magari seguivo da ragazzino, che ho avuto la fortuna di avere ospiti. Quindi io sono il realizzatore dei miei sogni, ok? Questo sono io. Sono uno che cerca di realizzare tutti i sogni che aveva Maurizio bambino. Se vi siete persi gli altri film, qui trovate la prima stagione con Franchino, Cicalone, Enzo Salvi, Le Coliche e tanti altri ancora. Ancora non vi siete iscritti? Forza, cliccate qua sotto, perché per voi non costa nulla, ma per noi può fare davvero la differenza. Tutte le altre informazioni su chi siamo, cosa facciamo, che attrezzatura utilizziamo, qui sotto ci sono tutti i link nel box descrizione.